Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pietro Gero il Tank e questo è un nuovissimo video che faccio questa volta nella serie Nella Terra di Steve, quindi Minecraft. Questa è la puntata numero 8 e oggi vi faccio vedere cosa facciamo. Innanzitutto come ogni volta che bello, è una cosa che mi piace, è una prassi. Vi faccio vedere le novità. Visto che ho fatto la farm di mucche che necessita di molto grano per nutrirle, ho creato innanzitutto questo. Che cos'è, direte? È un immenso campo di grano che ho circondato con questi che sono dei muri fatti di cobblestone wall. Poi ci ho messo sopra le torce, ci ho messo le lampade. È venuta una cosa bella. Questo stile di muretto l'ho preso sinceramente da Gravier, che è uno youtuber che seguo, che saluto, spero che un giorno vedrà magari il mio video, che potrò incontrarlo. In ogni modo, diciamo, ho preso ispirazione da lui facendolo a modo mio, ecco. Un'altra novità riguarda sempre il grano e si trova vicino alla mia farm di mucche. Adesso ve la faccio vedere. Siete pronti? Olè! Guardate qua che bello, che spettacolo. È una farm di grano semiautomatica, perché il grano cresce all'interno di questa serra, tra virgolette. E io con quel tasto qua a sinistra, guardate qui, tan tan tan, mi riprendo tutto il grano e tutte le sementi. Avete visto che spettacolo? Poi, qua dentro arriva tutto. Io riprendo i semi, passo dalla stradina, dal passaggio che ho creato qui. Vi faccio vedere adesso com'è. Vabbè, questo è solo un passaggio con le casse e tutto. E poi arriviamo qua, che è tutto fatto in legno, fatto bene. E poi si semina da qua dentro. Oggi vi faccio vedere innanzitutto come e cosa ha fruttato questa farm. Signori, guardate che roba. Tantissima, tantissima roba. E poi vi dico cosa faremo oggi. Allora, innanzitutto faremo un'altra mini farm di grano. L'ultima che farò, perché l'ho trovata su internet e ho detto non posso non portarla sul mio canale, nonostante io abbia già i campi di grano e la farm semiautomatica. E poi l'altra cosa che faremo sarà andare a esplorare, perché come vi avevo già detto nella puntata scorsa, io devo fare una testa di mucca attorno alla nostra farm, solo che ci serve il cacao per avere il colorante marrone e perciò devo andare a cercare una giungla per poter trovare il cacao. Ma quello lo faremo dopo. Innanzitutto vi porto qua sotto, che è dove ho già fatto il buco per fare la farm di grano, che iniziamo subito a fare. Qua ci sono i nostri materiali, iniziamo a prenderli. Cosa si fa? Innanzitutto si fa una forma del genere, poi si mette un blocco di terra qua. Prendo la redstone, metto un blocco di redstone qua, il comparatore di redstone acceso, mi raccomando, metto qua un blocco, poi riprendo la redstone e gli faccio fare 1 e 1, 2. Qua sopra devo mettere un distributore, due distributori. Poi dietro di qua metto 1, 2, blocco di appoggio, 3. Salgo qui, questo lo togliamo e qua sotto metto un altro blocco. A questo punto qua dentro metto l'acqua e qui zappo, ok? In modo che qua poi dopo pianteremo le nostre cose. Dopodiché andiamo un attimo qua, mettiamo un blocco di appoggio qui e qua mettiamo il terzo distributore. Dopodiché si mettono un blocco qui, un blocco qua e un blocco qua, ok? E poi si fa salire la redstone in modo che passi sopra. Per far passare la redstone anche sopra questo distributore bisogna schiacciare shift. A questo punto che cosa manca? Mancava la leva qua che quando schiacci fa andare in loop i nostri distributori. Ultimo passo sarà utilizzare gli slab. Mettiamo un blocco d'appoggio qua e uno slab qua. Poi se ne deve mettere uno qui. Ci siamo. E infine ce ne vogliono 1, 2 e 3. Ora la nostra farm è pronta. Manca solo un'ultima cosa. Il bone meal. Riempiamo i nostri distributori con questo. E presto capirete il perché. Adesso che c'è il bone meal, come potete vedere, parte subito, lo spara. Ma non lo spreca, perché finché tu non pianti qualcosa all'interno di questo blocco, questo bone meal non viene effettivamente lanciato, perché lui agisce solo su qualche pianta che deve crescere. Quindi noi ci mettiamo qua, facciamo le patate, e iniziamo a seminare. Guardate signori,
Guardate come iniziano a crescere velocemente le patate. Lui, sparando bone meal, fa crescere le patate in questo blocco che però, essendo buio, perché abbiamo fatto in modo che non ci sia la luce, rimuove automaticamente le piantagioni. Funziona ed è davvero davvero fantastica. Poi qua ci sono altri pezzi. In ogni modo è una cosa che vi volevo assolutamente portare perché mi ispirava un sacco. Poi l'abbellirò un po' per fare in modo che diventi più carina, più apprezzabile, ma questo lo farò dopo essere tornato dalla nostra esplorazione. Adesso vado a casa, ci vediamo lì e poi partiamo con la barca verso la ricerca della nostra giungla. Eccoci qua, partiamo con la nostra barchetta. Però mi sono dimenticato di farvi vedere un'altra novità. Oltre che mi sono fatto l'armatura un po' a caso, presa da quelle che ho trovato nella farm di scheletri, ho fatto l'arco super potente, con impatto 1, potenza 3, indistruttibilità 3, fiamma e infinità, signori, infinità. Ho trovato infinità, infinity, in uno di quegli archi che ho preso poi da, appunto, gli scheletri. Sono stato molto molto fortunato, li ho uniti nella anvil. E ho creato appunto The King, il nostro bellissimo arco. Ora navigo un po'. Perché ho deciso di andare da questa parte e non nelle altre direzioni? Perché di qua c'è l'oceano e quindi è più veloce il nostro tragitto, il nostro percorso. Poi, se non va da questa parte, retromarche, torno a casa e vado dall'altra parte. Ci vediamo quando arrivo alla terraferma. Eccoci arrivati alla terraferma. Adesso andiamo dritti per dritti alla ricerca di qualcosa, alla ricerca della nostra giungla. E sempre pronti a trovare qualcuno o qualcosa. Guardate quanti lupi, ad esempio. Qua ci sono delle ossa. Oh mio Dio, capitano a fagiolo. Possono essere i miei nuovi cagnolini. Venite qui. Dai. Niente, niente da fare. Non ha voluto essere il mio cagnolino. Però vi ricordo che ce l'ho già il mio cagnolino adesso, eh. Non gli ho dato ancora un nome. Ad ogni modo, adesso noi andiamo avanti, perlustriamo tutta la zona qua intorno. Io vado sempre dritto, sinceramente, finché non trovo qualcosa che mi possa andare bene. E ci vediamo tra poco. Il nostro mondo è uno spettacolo, signori. Sto trovando pianure, sto trovando degli scorci bellissimi, davvero. Io in questa esplorazione sono contento perché appunto sto trovando delle cose davvero belle. Adesso sto andando avanti, il maiale che salta, si suicida. Sto andando avanti, quasi quasi prendo la barca e inizio a navigare, in modo che io vada ancora un pochino più veloce. Ma sono fiducioso perché è da un po' che mi sto muovendo e da un po' che sto andando avanti, al di là che faccio zigzag con la nostra barca. Perciò spero di trovarla presto questa giungla, perché non vorrei aver sbagliato direzione e dover tornare indietro e aver reso infruttuosa questa nostra esplorazione, exploration. Quando avremo l'elitra più avanti, quindi quando sarò andato nell'end e tutto, beh, sarà molto più semplice viaggiare. Guardate qua, che cascatona. Cosa c'è da questa parte? Oh, guardate i lama! No, che spettacolo! Aspettate, vado vicino. Purtroppo non ho un laccio. E con questa bella immagine ci vediamo tra poco. Oh no! No, ragazzi, 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 ragazzi! Dopo, appena subito dopo aver detto ci vediamo tra poco, guardate i lama. Sono qua, guardate lì, la giungla, tanta roba, ci sono anche i pappagalli, che spettacolo, magari più avanti verrò a riprenderli, verrò a prendere un pappagallo tutto per me, però, cioè che spettacolo ragazzi, e ho trovato subito, guardate, il cacao, tac, poi mi prendo già il legno di alberi della giungla. E poi cercherò di prendere un po' di semi perché ho bisogno di questi alberi per poi poterli piantare a casa, farli crescere e prendermi altri semi e coltivare comunque anche questo tipo di pianta che mi manca. Spero che me ne diano un po' perché queste sono le piante dove i semi sono più difficili da trovare di tutte. Facciamo una veloce esplorazione qua. Che bello, sono proprio contento, guardate. Sono davvero davvero contento, oltre a cadere e ammazzarmi malissimo, sono proprio contento perché i miei sforzi sono stati fruttiferi. Ho trovato ciò che cercavo. Più avanti adesso non lo farò, in un'altra puntata o addirittura off camera, poi ve lo farò vedere. Creerò un passaggio in modo da poter venire qua velocemente, un passaggio tramite il Nether, intendo chiaramente. Vediamo un po' che cosa trovo qui, ma alla fine quello che mi serve c'è. Gli alberi della giungla e il cacao. Facciamo una cosa, facciamo che ci vediamo direttamente a casa, così non vi faccio sorbire il viaggio di ritorno, dove vi faccio vedere che cosa ho farmato, perché ci metterò un po', starò qua un bel po', sinceramente,
e quanta legna ho preso. E vi faccio vedere anche come ho concluso la farm di grano. A tra poco. Ed eccoci qua a casa, signori miei. Ciao Giorgio. Sì, lo chiamerò Giorgio questo cane. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho preso un sacco di fave di cacao, ma davvero davvero tanti, e un sacco di legno della giungla. Su ho già messo, adesso vi faccio vedere, i semini, i seed di alberi della giungla, che sono precisamente qua, ne ho presi 19. Sono molto contento, ma ci ho messo davvero davvero tanto, per questo ho fatto questo taglio netto, perché volevo evitarvi questa noia. E adesso metto giù questi, vado a mettere giù la legna, che poi utilizzerò in un futuro non tanto lontano. Tra l'altro, in un'altra puntata di esplorazione, che chiaramente non sarà questa, dovremo trovare anche una savana, perché abbiamo trovato la giungla, ma ci manca la savana, per poter avere l'altro tipo di legno, quello arancione, che sarebbe bello utilizzare in tanti tipi di costruzioni. Ma adesso andiamo velocemente alla farm di grano, perché l'ho conclusa, l'ho abbellita, e tra poco vedrete un po' di cosa si tratta, che cosa ho fatto. Prima vado a dormire e poi ci vediamo direttamente là. Eccoci qua, siete pronti? Olè! Ecco qua la nostra farm di grano. L'ho abbellita un po' come mi ispirava. Ho messo qua una fornace, qua ho lasciato la crafting table. Qua ho messo un po' di materiali che potrebbero servire per aggiustarla o cose che ho lasciato comunque. E qua ho messo le patate, le sementi che servono per farmare, perché le patate sono i semi di se stessi. In più ho fatto un passaggio qua sopra dove puoi scendere e va dietro nel caso ci sia qualche problema con gli ingranaggi e nel caso io voglia dormire. In ogni modo, la puntata si conclude qua, signori. Vi dico già cosa faremo nella prossima puntata. Innanzitutto metteremo a posto questa farm e quindi creeremo la testa di mucca attorno appunto alla farm di mucche. E che cosa faremo inoltre? Gli incantamenti, perché abbiamo creato la farm di mucche, abbiamo farmato in questa, siamo pronti quindi per fare gli incantamenti, un passo che davvero davvero dobbiamo fare, che è davvero importante. Perciò vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buonissima continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao.